Vedere la torre sicuramente non è stata una scelta tecnica, ma semplicemente dei disguidi, non c'era più il feeling con la società, con la squadra, per cui abbiamo dovuto a nostro malincuore interrompere un rapporto con il mister Bachin, per cui queste sono le decisioni della società e niente di più. Come tua partita abbiamo incontrato sinceramente una squadra molto più rapida e veloce di noi, ci ha messo anche in difficoltà. La cosa buona è non aver preso il gol, perché le occasioni da gol l'avevano avuto solo su calcio da fermo che hanno preso la traversa e su un'altra mischia dove avevano colpito il palo. La cosa buona è proprio quella di non aver preso gol dopo tante partite che prendevano un gol, però sicuramente c'è da lavorare, perché cambiando modulo tanti giocatori non sono ancora abituati a fare certi movimenti. L'intenzione è di giocare con 4 difensori, 2 incontristi, 3 mezze punte e una punta. So che è difficile, però è un modulo che può dare delle garanzie sia difensive che offensive. A me dispiace per questi ragazzi che hanno giocato una buona gara, però abbiamo perso 1-0 ed è una grande cosa per la Solbiatese riuscire a tirar fuori il massimo da una situazione vincendo una partita così.